tutti ragazzi, oggi siamo qua a girare questo filmato per parlarvi di GoGol, un'importante società che si occupa della distribuzione di maglie e di completi calcistici, autentici e originali. Vi consiglio di passare dal sito per notare l'immenso risparmio rispetto alla concorrenza. Inoltre, inserendo il codice coupon FGM10 avrete diritto ad un ulteriore sconto del 15%. Vi consiglio vivamente di effettuare il vostro ordine e di approfittarne nel mese di novembre, dove ricordiamo ci sarà anche il Black Friday. In pratica una maglia dal valore di 70 euro la pagherete sui 20-25 euro. Quanto la paga questa maglia? Vi va bene 20 euro per una maglia originale? Va bene direi. No. E quindi comprate da GoGol. Che venditori, potremmo andare alla Hemiflex. Non è una dignità da mantenere. No, ma adesso basta chiacchiere. Andiamo a vedere il nostro ordine. E adesso andiamo a vedere questo unboxing. Quali maglie ci sono arrivate? No! No, quest'uomo è un traditore. Come la giustifichi la scelta della maglia della Juventus? La vendiamo. Fa un certo effetto vedere un tifoso del Napoli con la maglia della Juve. Dybala 10. La maglia originale da gara di Paolo Dybala. Poco prepotente il ragazzo che mette un numero 10 col nome Di Mauro dietro la sua maglietta, la camicetta blanca. Vediamo, terza maglia. Questa è la maglia del Chelsea. È il 21 mio questo, il 21 di Andrea Pirlo. No, del panchinar. Maglia della stagione 2017-2018 di Mauro 10. Non ha paura a sforgiare maglie importanti, nonostante le sue ben umili qualità. È quella del Barça, mi pare. Maglia del City questa. Questa maglia ignorantissima. Gatti 44, infila per 6 con il resto di 2. Maglia porta fortuna. Ma adesso andiamo a testare queste bellissime maglie. In una challenge un po' particolare. Ma poi quanto è bello Fabio con la maglia della Juventus. Lasciate un like per Fabio con la maglia della Juve. E se non vi piace la maglia della Juve, mettete like almeno per il gatto. Andiamo alla challenge. Eccoci qua ragazzi con questa bellissima e affascinante gara. Una penalty challenge caratterizzata da 3 rigori a testa più eventuale oltranza. Se Fabio perde, come penitenza, in caso di gol, dovrà sforgiare in partita l'esultanza di uno dei giocatori di cui ha la maglia. In pratica, se Fabio perde con la maglia del Barcellona dovrà fare l'esultanza alla Messi, ovvero con le dita indica il cerchio. Se invece perde con la maglia della Juventus dovrà fare la Dybala Mask, che già ride. Se invece perde con la maglia del City dovrà fare l'esultanza di Gabriel Jesus, che eccola lì, chiamami, giusto? Se Fabio perde più di una sfida, lanceremo un breve sondaggio su Instagram dove deciderete voi l'esultanza che dovrà fare al prossimo gol. Sua penitenza non l'ho decisa, quindi se vincerò io la deciderete voi. Ci saranno 3 sfide. La prima, Barcellona, Real Madrid. La seconda, Chelsea, City. La terza, Juventus, Atletico. Dopo il pareggio andiamo a oltranza con un'altra maglia. Videomaker è molto più bravo del calciatore. Dopo il pareggio della prima sfida, la seconda l'ho vinta io, adesso ci sarà la terza.
sfida è finita in pareggio. La penitenza ci sarà, ma ci sarà nel prossimo video, quindi questa sfida si protrarrà ad oltranza. E rimanete collegati per scoprire quale sarà l'esito. Ovviamente, chi vincerà? Cosa vuol dire chi vincerà? Vincerò io. Chi perderà farà la penitenza. Sì, ma vincerò io, quindi la penitenza la farei tu. Grazie a tutti per la visione e passate dal sito Google Shop, troverete tutti i link in descrizione. Ragazzi, condividete, spolliciate ed iscrivetevi al canale. E fateci sapere se il video vi è piaciuto. Alla prossima.